Questo video vi mostrerà come impostare il tempo di intervento della traccia. Come ben sappiamo, il tempo di intervento può essere impostato a 8, 12, 16 o 20 secondi. La funzione traccia serve nel caso in cui, anche quando il cane non è in ferma, vogliamo tenere traccia dei movimenti e degli spostamenti che sta facendo. Allora, per personalizzare il tempo di intervento, bisogna portare in posizione on la levetta numero 2. Poi, ad apparecchio spento, premere il tasto bianco e contemporaneamente accendere il beeper. Ecco, questo è il segnale che indica l'entrata in impostazioni. Il LED verde fisso sta aspettando un cambiamento. Ogni volta che noi premiamo, lui emette un suono di conferma. Allora, una volta per gli 8 secondi, due volte per i 12, tre volte per i 16 e quattro volte per i 20 secondi. Una volta impostati i 20 secondi, aspettare che il beeper si spenga per registrare le impostazioni, e una volta riacceso le impostazioni saranno attive.